avevo qualche richiesta ultimamente, perché questo è il periodo che giustamente le società cambiano e io che stavo fermo, avendo già fatto un buon campionato l'anno scorso, ho avuto qualche richiesta. Diciamo che ho scelto Eboli perché ci sta anche dell'affetto, dove 5-6 anni fa in Serie C mi è sfuggita questa categoria, in quanto sono stato esonerato dopo, ho fatto delle scelte, abbiamo trovato una soluzione dopo 2-3 mesi e quindi c'era rammarico. La società, nella figura del presidente, il direttore generale Bruno, il direttore sportivo Taglianetti, mi hanno convinto con innanzitutto con una grande voglia e determinazione, che in questo momento sta uscendo ancora più fuori perché non stanno facendo bene, quindi me l'hanno trasmessa. Dal punto di vista organizzativo ho visto una buona società, la squadra che sicuramente ha dei problemi perché i numeri non dicono questo, da metà campionato è un'ottima squadra, là dietro abbiamo qualche problema, però va bene, dobbiamo fare necessità virtù, ci dobbiamo ricompattare, cercare di essere squadra e via, niente, già da domenica purtroppo non c'è molto tempo, abbiamo un derby con il Portici, una partita a porte chiuse, una partita sentitissima perché l'anno scorso hanno fatto la finale in Coppa Italia, quindi alla fine c'è una partita sentita. Ecco, tra qualche settimana riceverete la Gelbison, sta seguendo un po' la squadra di Vallo della Lucania, che idea si è fatto, mister? Non è che la seguo la Gelbison, la Gelbison mi è rimasta nel cuore, abbiamo vissuto momenti facili e momenti molto belli, dove ci siamo salvati all'ultimo minuto, che è stato veramente una salvezza dal cardiopalma, e dove noi abbiamo fatto un campionato direi fantastico, almeno per quanto mi riguarda. Per qualche dirigente penso che non è stato un grande campionato, perché poi non si è comportato bene nei miei confronti, quindi alla fine mi rimane Vallo nel cuore, perché conosco molto bene la gente di Vallo, è una gente molto familiare, gente che ha valori della vita, e quindi io sono sempre molto attento ai risultati del Gelbison. Ecco, un po' di Gelbison però nelle Bolitana c'è, giusto? Qualche elemento lo ha ritrovato? Sì, ci sono 2-3 elementi che hanno giocato a Vallo, persone che si sono messe subito a disposizione, e io, come il mio costume, alla fine metterò sempre in campo chi conosce bene i tempi, chi conosce bene le mie situazioni, e loro sicuramente hanno dei vantaggi. Un suo augurio è per le Bolitana e per la Gelbison? Quale sarà il suo stato d'animo? Il mio augurio è sinceramente in questo momento rivolto a me, perché penso di meritarmelo, diciamo, un buon campionato dopo quello che ha fatto. È un augurio ai giocatori e alla mia società, è sicuramente un grande augurio che ritroverò la Gelbison in questo campionato, e gli spero anche loro il loro obiettivo di salvarsi quanto prima possibile.